Oggi siamo di nuovo qua per fare un altro tutorial. Vi chiederete come mai tutti questi tutorial uno dietro l'altro? Ve lo spiego subito. Come già sapete abito a Genova e purtroppo c'è stata l'alluvione, quindi c'è il blocco del traffico fino a domani e sono praticamente segregata in casa da 2 giorni ormai. Per cui ho detto approfitto, visto purtroppo la disgrazia che è successa, che ha fatto bloccare tutta la città, approfitto del fatto di essere a casa da sola col cane. E anzi, mando un bacio al mio fidanzato che non vedo l'ora di vederlo domani, spero. E comunque approfitto di questo tempo che ho per stare a casa con Atos che beve come un pazzo, come potete sentire, per fare questo tutorial e probabilmente ne farò ancora un altro. Comunque, bando alle ciance e parliamo subito di questo trucco. Allora, come potete vedere è un trucco un pochettino chiassoso, come direbbe la Fede. Sui toni del fucsia, del blu con una puntina di viola. Mi piace un sacco perché adoro il contrasto blu fucsia ed era un pochino che volevo farlo. Altra cosa che volevo dirvi, questo trucco è praticamente realizzato quasi tutto, a parte la matita per occhi, il blush e la base, con questa palettina della Elf che è splendida. Ora io non ricordo il numero, vediamo se c'è scritto dietro. Se non sbaglio è il D12, si chiama Punk Funk. Spero che riusciate a vederla. Comunque, se andate sul sito di Elf le trovate, sono veramente splendide, hanno una pigmentazione pazzesca, costano pochissimo perché le ho pagate 1,70 € l'una, ne ho prese parecchie. E se per caso dovete andare in viaggio, fare un weekend e avete poco spazio nella vostra borsa, nel vostro beauty, con anche solo una di queste, abbinando i vari colori, sfumandoli tra di loro, riuscirete a fare un sacco di combinazioni. Quindi, anche solo che portarvi due di queste qua vi risolvono la vacanza. Comunque, bando alle ciance e iniziamo subito. Come prima cosa ho dato il mio solito Soft Touch Mousse di Essence, ormai ho imparato, tipo scioglilingua, lo so dire, il numero 02 beige. Ho messo la matita di Collistar, la 4, Mocha, sulle sopracciglia per, come al solito, disegnare quelle poche sopracciglia e chiare che ho. E subito dopo ho dato una base per l'ombretto. Io ho utilizzato questo che teoricamente non è proprio una base per ombretto, sarebbe un ombretto in crema di brochet, però diciamo che come ombretto non è molto pigmentato, non si vede quasi nulla se non un lieve colore rosa pallido, quindi io lo utilizzo come base. Ora non so se è ancora in commercio perché io l'avevo preso in offerta, comunque è il numero 55, si chiama Parme Glacé ed è questo bel tubettino rosa che mi piaceva un sacco il tubetto, poi però effettivamente come ombretto non era il massimo della vita. Ne diamo proprio una puntina. Ora io cerco di sistemare l'inquadratura in modo tale da riuscire a vedermi, perché sennò io poi faccio le cose in basso con lo specchio e non mi vedete. Sto anche parlando in una lingua a voi sconosciuta probabilmente. Comunque ci siete abituate, per cui va bene così. Diamo la prima puntina di colore su tutta la palpebra mobile e ne diamo ancora una puntina sia sulla palpebra mobile che sulla palpebra superiore. Vedete che lascia proprio una leggera ombra rosa glitterata, ma proprio poco. Quindi se magari estate, siete abbronzate, questo tipo di pigmentazione qua ci può stare, perché magari la sera non avete voglia, o anche subito dopo aver preso il sole, se dovete andare a prendere un aperitivo non avete voglia di caricarvi di colore. Però così rimane un po' morto, soprattutto su una pelle chiara come la mia. Scusate, prendiamo una salviettina per pulirmi. Allora, iniziamo subito. Prendiamo un pennellino di quelli da sfumatura. Io uso questo qua di Essence, prendo la mia palette dei quattro colorini e prendo il fucsia che è bello carico e glitteroso e lo vado a dare sulla prima parte di palpebra mobile, praticamente dall'angolo fino quasi a metà all'incirca. Scrollate un po' il pennellino, soffiate via l'eccesso. Come potete vedere è un bel fucsia carichissimo, mi piace veramente tanto.
Poi prendiamo con un altro pennello, sempre da sfumatura o un pennello a penna, io al momento utilizzo un pennello a penna della Royal Beauty. Prendiamo una puntina di viola, questo qua sempre della palettina Punk Funk, che è invece un po' meno glitteroso, rimane forse un po' più matte come colore rispetto agli altri. E ne facciamo una fettina piccola, piccola, piccola. Proprio subito il fucsia. Questo viola qua praticamente servirà ad amalgamare poi i colori mischiati al blu che daremo dopo, che anche lui è bello, bello carico, un bello schiaffo di blu. Ok, messo il viola, prendiamo un altro pennello da sfumatura, a questo punto utilizzo quello di H&M, che ha il doppio pennellino. È arrivato un messaggio, arriva sempre quando facciamo i tutorial, probabilmente la mia amica Sony di Padova, che mi ha mandato un messaggio poco fa per sapere se era tutto ok qua a Genova, quindi la ringrazio tanto e sicuramente tra poco ti rispondo. Prendiamo il blu e lo andiamo a passare sulla rimanente parte di palpebra mobile. E lo sfumiamo bene nel viola. Che è veramente carino, anche questo blu qua mi piace un sacco. Rispetto ai soliti blu, comunque un po' spenti, questo è bello, è un bel cobalto, bello acceso. E io vado pazza per i colori un po' matti. Ok. A questo punto, cosa ci sarà mai? L'angolino, il fantomatico angolino di Cinzia e Sara, con la parte del pennellino di H&M dove c'è praticamente il pennello angolato d'eyeliner, così è più facile. Andiamo a chiudere il blu facendo una piccola righina in modo da fare anche qua un pseudo angolino che vi chiuderà solamente il colore senza allungare troppo l'occhio. Oggi ci basta che chiuda il colore all'interno. E con lo stesso pennellino portiamo lo stesso colore sotto la palpebra, cioè sotto la rima inferiore fino poco prima di metà, quindi un terzo. Spero che mi vediate perché io sono veramente messa male oggi. Non ho controllato bene gli specchi prima di iniziare il video. Furbona proprio. Quindi non sono sicura che mi vediate bene. Se così fosse vi chiedo già scusa. A questo punto, dopo che mi sono buttata anche un po' di blu dentro un occhio, ma non è un problema, prendiamo un altro pennellino angolato, lo bagniamo nel nostro solito bicchierino da cicchetto che ormai conoscete benissimo, prendiamo di nuovo il fucsia e lo portiamo sulla prima parte, dove, sotto la rima inferiore, e lo sfumiamo un po' nel blu. Ok, io sto anche piangendo perché prima mi sono infilata un pezzettino di pennellino col blu nell'occhio, ma non è un problema. Sono cose che purtroppo capitano, soprattutto a quelle un po' sbadate come me. A questo punto direi che a parte il fatto che mi piange l'occhio, tutto ok. Scusate ragazzi, cioè se non faccio i miei danni, veramente, non sono io. Ok. Ritentiamo. Perfetto, sto giro non mi piange l'occhio, quindi passiamo il fucsia e lo sfumiamo nel blu. A questo punto direi che possiamo andare di matita nera all'interno della rima inferiore. Io utilizzo di nuovo la mia preferita ormai di Essence I Love Rock. E la passo anche nella rima interna superiore, qua non ricordo se l'ho fatto, quindi ce ne ridò ancora un goccino. Mascara, andiamo sul mitico Eye Definition di New York Color, che mi mancava, era qualche giorno che non lo usavo, quindi stamattina ho detto basta, lo voglio di nuovo, è lui, la scelta giusta. Mascara abbondante perché non è mai sufficiente.
E poi andiamo di blush. Io utilizzo uno di quei blush che avevo dentro quella scatolona che vi avevo detto di metallo della Mark Winx, con tutti gli ombretti, i rossetti, eccetera. Utilizziamo il suo blush, che è questo qua, bel fucsia. E il numero è lo 0002, se non sbaglio. Lo prendiamo col nostro mitico Kabuki. E ora mi sono accorta, guardando ciò che mi sono portata di qua, che non ho portato niente per le labbra. E voi direte, caspita, e ora come facciamo? E io una soluzione quasi quasi ce l'ho. Faccio tutto da sola, sono impazzita. Visto che non sono una volpina stamattina e non ho portato di qua il rossetto, andiamo a prendere di nuovo questa specie di ombretto liquido di Vrochet e lo andiamo a utilizzare come se fosse un rossetto. All'uso non è neanche tanto male. Ha questo effetto rosa metallizzato con un bel sottotono azzurro, che non è proprio male. Per esagerare, che ormai stamattina abbiamo fatto 30, facciamo anche 31, col pennellino di prima, l'ho detto giusto, dove avevamo pucciato il rosa, ne andiamo a prendere ancora un pochino e lo mettiamo al centro delle nostre labbra. E ok ragazze, il look è pronto. Spero che vi sia piaciuto, spero che come al solito vi abbia divertito. Sembra un po' la Fede Frezza, a me Fede di guardare i suoi video sto praticamente dicendo le stesse cose che dice lei. Se dovesse vedere questo video le chiedo scusa, abbi pazienza, ma sono diventata una tossica dei tuoi video, quindi praticamente li ho visti tutti in pochissimo tempo e mi sono piaciuti uno più dell'altro, quindi complimentoni. Comunque stringiamo, non voglio farvi perdere ulteriori minuti e comunque penso di averli quasi terminati, i miei minuti a disposizione, per cui vi mando un grosso bacio e al prossimo tutorial. Ciao ragazze!